Allora, ministro, è passato il turno, credo, da quello che ho visto, abbastanza meritato, anche se è stata una partita aperta, cioè voi i gol li avete fatti, loro un po' meno, non so, strano, no? Cioè, a parte bella, cioè, intensa, ho visto grande intensità da tutte e due le squadre, il tuo attacco, insomma, sono bravini davanti. Ho giocato bene davanti, sono riusciti nell'intento che ci eravamo proposti, cioè quelli di pressare bene e quindi di ripartire, perché appunto erano loro che dovevano sbilanciarsi più di noi per cercare appunto il gol. Voi avete due risultati su tre. Esatto, e quindi noi siamo stati molto bravi a interpretarla così, in modo tale poi da ripartire secondo me in contropiede o comunque nel rubare palle e poi creare. Davanti siamo stati cinici, siamo stati bravi, abbiamo spento un po' la luce dopo il terzo gol e infatti ci hanno punito e dopo abbiamo perso un po' la bussola, però diciamo che da parte quel quarto d'ora, 20 minuti lì, dove appunto non mi è piaciuta proprio come abbiamo reagito, dopo abbiamo ritrovato un attimino il cammino e anche grazie ai cambi abbiamo potuto dare aria, diciamo, alla squadra e quindi portare a casa il risultato. Ok, niente, ci vediamo ai quarti, di là troverai i sorteggi che abbiamo fatto con i due dirigenti e la segretaria del CREA, quindi c'è più di lei, non sapevamo che ne fare, così facciamo risparmiare anche tempo. Perfetto, ok, grazie mille. Ciao e bocca al lupo per il prossimo. Allora, mister, parlavamo con il tuo avversario e abbiamo detto loro avevano due risultati su tre. Sono stati molto cinici all'inizio, vi hanno castigato e poi anche la vostra reazione quando c'è stata, però cioè, loro davanti davvero 3-4 contropiedi che vi hanno castigato, quasi questa è la partita, poi voi avete sbagliato. Io ho visto, poi lo vedremo, il gol del pareggio annullato il fuorigioco, che io ero in linea lì, a me sembrava proprio regolare, però il fatto che loro siano stati più bravi in fase di conclusione, credo che il 3-1 parli, no? Sì, 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 hai detto tanto. Sì, purtroppo gli episodi sono condannati, però è vero, non vogliamo guardare gli episodi arbitrali. Loro purtroppo hanno sbloccato il risultato subito sul calcio piazzato. Purtroppo sì, non siamo stati in grado di riprendere subito la partita. Nel secondo tempo eravamo sotto di due gol, ho provato a cambiare qualcosa, siamo andati meglio anche a livello sia agonistico che tecnico, secondo me. Sì, infatti non c'è capito un po' meno. Un gol, come hai detto prima, c'è stato un episodio di in area. La reazione c'è stata, purtroppo un po' tardiva, peccato per il gol preso subito a inizio ripresa. Perché su 2-0 insomma potevamo ancora provare, diciamo così, a riprendere la partita facendo un gol subito, magari di nuovo uno. Ma guarda, già sul 1-1 secondo me avrebbe cambiato le cose, perché sì. Strano, però c'è poco da dire, poco da fare. Purtroppo sì, sono stati bravi a concretizzare le occasioni avute, noi un po' meno, perché anche nel primo tempo un paio ce le abbiamo avute, però. No, non siamo stati bravi a concretizzare, ecco. Niente, mista. Ci ringraziamo dal nostro torneo. Sì, mi dispiace molto, ma purtroppo questo è il calcio. Ok. È così. Niente, mista, ti ringrazio che continui a chiamarmi Simone, non so che vorrà sapere il risultato, poi glielo dico. Ma ok. Ciao, mister, grazie. Ciao.